Nel detaché cambiamo direzione dell'arco senza sollevarlo. Il legato si ottiene mettendo più note sotto la stessa arcata e la notazione è una legatura di portamento sopra le note. Quando suoniamo note separate ma sotto la stessa arcata otteniamo un tratteggiato che in partitura si presenta con una legatura di portamento e dei trattini sopra ogni nota e si ottiene facendoci leva fra il pollice e l'indice in questo modo. Lo staccato si ottiene fermando l'arco senza sollevarlo dalla corda. Ci sono due tipi di staccato, sotto la stessa arcata e lo troviamo scritto con una legatura di portamento e un puntino sopra ogni nota e cambiando arcata per ogni nota. In questo caso non c'è legatura di portamento ma solo i puntini sopra le note. Lo spiccato nasce da questo movimento a cui si aggiunge un rimbalzo di tutto il braccio. Per esercitare questo colpo d'arco io consiglio di trovare il baricentro dell'archetto e porsi sopra questo punto. Con lo spiccato arriviamo fino a una certa velocità oltre la quale il movimento del braccio ci blocca. Il balzato non prevede più l'uso di tutto il braccio ma solo dal polso in poi ed è un colpo d'arco fuori dalla corda. Per farlo possiamo suonare una nota premendo la corda e progressivamente alzandoci.